Ed eccoci, bentornati al nostro appuntamento quotidiano con le ricette di Rete 8. Anche oggi protagonista il nostro Francesco Pettinella con una ricetta, anche oggi innovativa, perché noi siamo abituati a mangiare sempre la guancia di vitello. Questa volta Francesco ci preparerà invece una guancia di maiale. Ciao Jennifer, salve a tutti. Allora sì, partiamo subito con una guancia di maiale. È stata prima cotta a bassa temperatura, okay. 80 gradi per circa 5 ore. 5 ore, quindi cottura molto lunga. Molto lunga, la possiamo cucinare anche il giorno precedente, perché poi una volta che viene raffreddata la carne, io cosa ho fatto qui? Ho messo un peso sopra la carne, così in modo da renderlo piatto. Perché poi una volta che l'andiamo a rostire in padella, il lato della cotenna diventerà croccante e liscio. Che meraviglia. Bene, ok. Questo è il primo passaggio. Ok. Poi, qui ho del sedano rapa, ho preso la rapa, il sedano rapa appunto, l'ho pulito della sua scorza, l'ho affettato a lamelle con un'affettatrice e poi anche questo sedano rapa l'ho cotto a bassa temperatura con una scorza sempre di limone, uno spicchio d'aglio e dell'olio d'oliva extravergine a 70 gradi per circa un'ora e mezza, poi fatto raffreddare e adesso andiamo a ripassare in padella. Poi qui ho anche altri ingredienti che sono le cime di rapa, giusto sbianchite, 30 secondi in acqua bollente. Quindi pochissimo. Pochissimo, perché poi anche le cime di rapa le andiamo a ripassare in padella. E, del timo limonato, che andiamo a riprendere appunto dalla cottura della sottovuoto della guancia, che appunto arrostiamo la guancia in padella, ci aggiungiamo del timo limonato per richiamare quei sapori, quei sentori. E poi della calendula. Che andrà ad adornare il piatto. Qui ho con la restante parte del sedano rapa, l'ho arrostito in padella, poi ho fatto un brodo di sedano rapa ridotto. Quindi una riduzione. E quindi sì, qui c'è un concentrato di sedano rapa assoluto e un gel di nespola. Ho preso le nespole, ho tolto i semi e la pelle, messi in un pentolino con coperchio, lasciato andare proprio a bassa temperatura, a basso fuoco, a bassa fiamma, per almeno un'ora, così da ammorbidire la nespola. L'ho frullata e l'ho lasciata raffreddare. Quindi semplicissimo. Quindi solo nespola anche qui. Ti posso chiedere come mai stai utilizzando l'olio di semi? Per non andare ad intaccare il sapore del sedano rapa? Sì, per non andare a intaccare il sapore del sedano rapa e anche del maiale. Ok. E anche perché poi quest'olio mi permette di raggiungere temperature un po' più elevate. Ok, quindi per non raggiungere il punto di fumo. Perfetto. Tutto qui, chiaro, quindi sedano rapa, vado a pressare, attenzione agli schizzi quando si va a cucinare, soprattutto la parte della cotenna. Ci deve fare però, giusto? Si deve fare, ci deve prendere anche, sì, ci si deve anche bruciare. Ok. Fa parte della cucina, dai. Fa parte della cucina. Quindi praticamente sia al sedano rapa che alla guancia di maiale stiamo facendo, possiamo dirlo Francesco, la doppia cottura. Prima cottura a bassa temperatura e poi andiamo a far fare quella crosticina che ci piace tanto ripassandoli in padella. E questa operazione chiaramente conferirà anche quel profumino e quel tocco di quasi tostato, no, che ci piace tanto. Sì. Allora, con il sedano rapa, perfetto. Si è caramellato praticamente. Si è caramellato, esatto. Poi andiamo a fare anche gli altri lati della guancia. Prima di sigillarla prima di arrostirla in padella, l'ho ripassata in acqua a 70 gradi, okay, così da rilassare un'altra volta le fibre. Ok, immagino la tenerezza di questa guancia. È quasi un fondente, se possiamo chiamare quasi così. Quasi un fondente, fantastico. Allora, e poi il maiale, diciamo, quella parte del maiale la mangiamo sempre sotto forma di guanciale, invece tu ci stai facendo vedere come ha anche un altro utilizzo altrettanto interessante. Quindi abbiamo disco di sedano rapa, poi con l'aiuto di un cucchiaino vado a appunto glassare, che bello, con la riduzione di sedano rapa la guancia,
È appunto un concentrato assoluto di sedano rapa, quindi... Sì, stai concentrando proprio il sapore. Sì, e vado a ridurre tutto lo scarto che produco con la cottura della. E noi lo diciamo sempre, quotidianamente, cercare in questa trasmissione, che in cucina non si butta via nulla, quindi è importante anche per questo motivo. Il gusto ci guadagna, ma anche diciamo, il fatto di non buttare via nulla è un aspetto fondamentale, importantissimo, noi lo ribadiamo sempre. Bravo Francesco. Ripasso. Le cime di rapa, molto velocemente. Quindi giusto una scottatina per ridare, sì, un po' di calore, anche in questo caso per far fare un po' la crosticina. Esatto. Ma più che crosticina, sì, per dargli, sì, l'ultimo tocco di arrosto. Che queste le ho sbollentate appunto per 30 secondi, quindi... Davvero minima la sbollentatura. Sì. Un po' di sale. Punto di sale. Nel frattempo, prendo il gel di nespola. Però che belli abbinamenti, la nespola con le rape, con il maiale, insomma, mi incuriosisce moltissimo questo piatto, Francesco. Una striscia di gel di nespola. Belle queste civette, non hanno perso per niente il colore. Rimangono verdi, una volta sbollentate, ovviamente fatte raffreddare in acqua e ghiaccio, certo, appunto per fissare la clorofilla e tenerle belle verdi. Però che eleganza questo piatto, Francesco. Per finire, dei petali di calendula, sempre trovati nella campagna vicino a casa mia. Nelle tue campagne. Sì. Che belli. Che hanno questo tocco anche primaverile. Un tocco arancione che va a richiamare la nespola che è sottostante. Giusto. Anche qui pochi ingredienti, infatti, differenti tipi di cotture. Sì, sì, sì. E il piatto. È pronto. È pronto. Che bello. Che dire, Francesco, il piatto parla da sé, non voglio aggiungere altro. Quello che invece vorrei aggiungere è un bel cocktail. Che facciamo a questo punto? Andiamo ad Alessandro. Benissimo. Dal nostro bartender. Ed ecco il nostro Alessandro pronto per prepararci un cocktail che si abbina con questa guancia di maiale preparata da Francesco. Alessandro, grazie, ben ritrovato. Grazie mille a voi, ben trovati. Allora, che cosa abbiniamo a questa guancia? Allora, abbiamo un drink un po' più strutturato in questo caso, come anche il piatto con toni più caldi, ok? E abbiamo un brown spirit, quindi un whisky, un single malt in questo caso, un liquore pastis, un mash, chocolate bitter e del sale. Perché questa scelta? Abbiamo come parte appunto di forza di spirits il single malt con toni di frutta secca, albicocca e note un po' anche torbate, ovvero diciamo affumicate per chi non capisce il termine torbatura, e anche leggermente salmastre. Ok, andiamo a rinfrescare con un pastis, ovvero un liquore aperitivo francese aniciato. Quindi con note appunto balsamiche, donano un po' di freschezza e anche dolcezza e corpo al drink. Come parte diciamo fruttata e anche acida, un po' diciamo acida agrumata, mettiamola così, abbiamo dell'umeshu, che è molto particolare, sempre giapponese, è appunto diciamo un liquore giapponese e fatto dalla macerazione di ume, ovvero prugne. È delicato, appunto agrumato e molto molto gustoso. E sposa molto bene i sapori anche del whisky, di albicocca, prugna e dà anche un senso di leggerezza al drink. Per bilanciare questo drink un po' più strutturato, appunto, e magari anche un po' più alcolico degli altri, diamo, è anche un po' più dolce, aggiungiamo del bitter al cioccolato, quindi una parte amaricante al cioccolato, e del sale, principalmente. Per richiamare appunto la freschezza con la garnish andiamo a mettere del timo limone, che è presente anche nel piatto di Francesco, e un'oliva per richiamare anche la parte un po' umami, sia carnosa sia fat, che anche appunto sapida. Tutto il drink va servito su un chunk di ghiaccio cristallino, quindi un bel blocco di ghiaccio fatto da noi, prodotto da noi, cristallino, e niente ragazzi. Complimenti, cin cin. È veramente da assaggiare questo drink. Molto intrigante, direi, davvero molto molto particolare. Sottolineo anche che la prugna sta molto bene con la carne di maiale, quindi davvero ottima scelta, ottimo abbinamento. Grazie Alessandro. Grazie a voi. E grazie a voi per essere stati insieme a noi. Ci vediamo domani sempre su Rete 8.
io non metto le batterie. Che cambia? Due, uno. Strano, sono figlio unico io.